Successo di capitale importanza per l'Amen Scuola Basket Arezzo, che deve sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio di un Maidomo Fucecchio 68-66, il punteggio finale che premia gli Amaranto non solo con i due punti in classifica ma anche con il primo posto solitario dovuto alla contemporanea sconfitta di San Vincenzo sul campo del Meloria Livorno. Inizio partita a contratto per entrambe le squadre, gli ospiti innescano fin da subito un ottimo tessitore, mentre gli Amaranto non riescono ad imporre il proprio ritmo alla gara. Dopo il 14 pari del primo quarto, Arezzo prova ad accelerare con la coppia Bianchi Cutini, ma Tessitori è ben spalleggiato da Lazzari e solo una tripla di Gilardoni allo scadere regala il più 4 sba all'intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi arriva il miglior momento dell'Ame nella squadra di coach Delia, forza i tempi, Castelli mette a referto i punti che valgono il più 13 al 25esimo, con la gara che sembra incanalata con l'inerzia a favore della squadra di casa. Fucecchio però non si scompone e, partendo da una difesa particolarmente determinata, comincia a recuperare punto su punto, chiudendo il terzo quarto in rimonta solo di 2 punti. Nell'ultima frazione l'Ame continua a faticare in attacco e non riesce ad allungare, sprecando alcuni palloni dopo aver raggiunto di nuovo 5 lunghezze di vantaggio. Il finale così al cardiopalma, perché Tessitori firma il pari dopo un lungo inseguimento a quota 66 con 1:13 da giocare. Ramirez sbaglia la tripla del vantaggio, ma dall'altra parte un anticipo di Giommetti su Tessitori a ridare la palla alla SBA. Il pallone arriva a Cutini, che appoggia da pochi passi il canestro del più 2 a 9 secondi dalla fine. Coach Aprea chiama prontamente time out per rimettere nella metà campo offensiva e Lazzari a gestire il possesso di palla, e dopo essersi liberato di Cutini sbaglia un facile appoggio da sotto canestro che avrebbe regalato l'overtime ai suoi. L'Amen trova così la vittoria del 68-66, esce tra gli applausi del proprio pubblico e si regala una settimana da prima della classe, un risultato che tutta la squadra e lo staff tecnico vuole provare con tutte le proprie forze a mantenere più a lungo possibile. Domenica big match a Prato contro la quarta della graduatoria. I Lanieri sono stati fino ad oggi gli unici a violare il Palasport Estra, e questo basta per dimostrare la forza dei prossimi avversari dell'Amen SBA. La partita l'abbiamo fatta noi, sia nel bello che nel cattivo tempo. Un po' ci è mancato l'apporto di qualcuno, però ci sta che qualcuno non possono essere sempre solo salite, diciamo, ci sta che qualcuno faccia delle domeniche così, un po' in discesa. Siamo contenti perché sapevamo che febbraio era un mese veramente duro, siamo stati bravi a raccogliere queste vittorie e ci godiamo, come ho detto ragazzi, il primo posto. Grazie anche alla concomitante sconfitta di San Vincenzo. Adesso andiamo a Prato, che secondo me, ecco, a inizio stagione, se uno diceva, vedeva un po' questa partita, nessuno avrebbe scommesso che Arezzo era prima e Prato era quarta. Quindi questa settimana cercheremo di lavorare come sempre, andando a Prato anche con un pensiero più leggero. Sicuramente loro sono quelli che hanno qualcosina da perdere.